subito a parlare il senatore Cervellini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sostiene Emilita Cavallo, magistrato, già Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma. C'è una sentenza molto chiara della Corte Costituzionale, la 138 del 2010, di cui leggo un breve passo. Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita, di relazione e nel contesto della valorizzazione pluralistica. In questo diritto di vivere liberamente una condizione di coppia c'è anche il diritto di avere un figlio e i doveri conseguenti riferiti innanzitutto al rispetto per il bambino, allevandolo responsabilmente, improntando tutto verso l'interesse superiore del bambino. La famiglia deve essere questo: amore e cura del minore, empatia, relazione fluida. Quindi prosegue, la Corte Costituzionale lo dice chiaramente: voi legislatori dovete dare riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale. A noi quindi spetta la responsabilità e la seria consapevolezza di affrontare un atto legislativo che parla ai valori fondamentali della nostra Costituzione. Ne ho sentito parlare molto in questo dibattito, in questi giorni, nella discussione generale. Riferimenti alla nostra Costituzione, alla nostra meravigliosa Costituzione. E dato che non mi ci sono ritrovato in quelle citazioni, ne leggo alcuni dei passi fondamentali. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'articolo 27. La responsabilità penale è personale. Mi chiederete perché faccio questo riferimento. Più avanti cercherò di spiegarlo. L'articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. E così con l'articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Prosegue. Articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Aggiungo anche un articolo 37 che dice: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Quindi stiamo sui diritti fondamentali. Non può esistere alcuna mediazione al ribasso, né sono più tollerabili le ambiguità, che sono solo dovute al termometro delle posizioni ideologiche o peggio opportunistiche dei partiti o dei movimenti, né alle sembianze della stessa maggioranza, che sembra cambiare continuamente la sua pelle. Ed è paradossale discutere di diritti e doveri in relazione all'orientamento e all'identità sessuale delle persone, entrando, quasi frugando, nella loro sfera privata, in un'aula in cui da tempo non sono più chiari identità, orientamenti politici e valori. Ma colleghi, chiariamoci le idee almeno su un punto. I diritti civili e l'uguaglianza di tutte le persone sono questioni che vanno oltre i partiti e devono rientrare a pieno titolo nella sfera dei diritti di cittadinanza che l'Italia deve garantire universalmente e che in Europa, in tutta Europa, sono riconosciuti. La nostra Costituzione parla chiaro e lo fa con un linguaggio incontrovertibile nel merito e nella chiarezza assoluta e nell'assoluta comprensibilità delle parole, non con le orribili, criptiche modifiche che avete recentemente apportato, con un linguaggio oscuro, escludente, che rinvia, afferma e nega, rimanda, auspica ed allude. Ma tant'è, con il referendum i cittadini porranno rimedio a quello scempio.
no, la nostra Costituzione, i passi che vi ho letto, come dire, non consentono interpretazioni. Sono scelte chiare, di campo. Il paese di cui ci sentiamo parte è inclusivo e al passo con le più importanti realtà europee. Lo abbiamo ribadito nelle scorse settimane, nelle piazze al fianco di migliaia di persone, fra famiglie arcobaleno e associazioni LGBT, che a Roma e in 90 città hanno partecipato per scuotere dal fariseismo nostrano allo Sveglia d'Italia, dal Pantheon ed in tutta Italia. Si è ribadito che è ora di essere civili. Per questo, sempre in ascolto e in sintonia con la società civile, al Senato ci impegneremo per il disegno legge Cirinnà, pur considerandolo il minimo sindacale in termini di unioni civili, rispetto alle proposte che noi di Sinistra Italiana e SEL avevamo presentato. Esso, da questo punto di vista, rappresenta un passo indietro rispetto al riconoscimento pieno, pulito, chiaro del matrimonio, in quanto discriminatorio nei confronti persino delle coppie di fatto eterosessuali. Sinistra Italiana è a favore dei matrimoni ugualitari, perché noi difendiamo i diritti nella loro interezza per tutte e per tutti. Uguali le persone, uguali i diritti ed i doveri. Uguaglianza fra tutte e tutti, davanti alla legge, con stessi doveri e diritti, semplice e chiaro. Perché il punto è questo, sotto sotto, anche fra chi non usa termini medievali, insulti, provocazioni maciste che hanno, ahimè, trovato accoglienza non solo sui social ma anche in quest'aula, a volte per riparare ad affermazioni di enorme gravità, insulti squallidi, tentano di mettere pezze che sono peggiori dello sgarro. In questo senso il senatore Formigoni si è prodotto in questi giorni in tale attività. Peccato che tutti sentono con fastidio il rumore stridulo che si produce scivolando dallo specchio. Sostiene infatti che si riferiva a persone specifiche a lui note. Gli suggerisco un rimedio, credo l'unico. Dica a chi si riferiva con nome e cognome, altrimenti c'è solo tanta pena nei confronti di chi nella compulsione di twittare perde ogni ragionevolezza e comportamenti civili. Infatti si parte dal presupposto che non si sta parlando di cittadini uguali, di donne e uomini con uguali diritti e doveri. No, il ragionamento è: concediamo il minimo indispensabile per fermare l'indignazione di un popolo che è molto più avanti, forse perché conosce la vita e le persone tutti i giorni, nei luoghi di lavoro e di studio, nelle famiglie, madri, figli, padri, fratelli e sorelle, in carne ed ossa, con i loro sogni, speranze e quotidiane mortificazioni. Rimane un retropensiero: che l'omosessualità sia un reato e quindi in quanto tale riduciamo il danno, altrimenti non si capisce perché si evocano dei reati che vedono assolutamente protagonisti gli etero e in particolare gli uomini etero. Forse sarà per la legge dei grandi numeri, ma non credo, credo purtroppo per responsabilità soggettive indotte da una cultura di sopraffazione. Soprattutto uomini etero sono quelli che commettono i reati più turpi, spesso proprio contro i minori e le donne. Si rendono responsabili dentro il nucleo familiare di azioni e comportamenti gravissimi, reati orribili. Per questo consideriamo il disegno legge un compromesso necessario, ma non sufficiente, a porre l'Italia in una condizione di maturazione in direzione della giustizia sociale e civile. Resta però ideologico e contraddittorio, perché ha di fatto ridotto il rinvio diretto ad articoli del codice civile che riguardano il matrimonio, e la scelta è caduta proprio su quelli che contengono il riferimento alla famiglia, procedendo nell'operazione anche lessicale di ostacolare la possibilità che le coppie formate persino dallo stesso sesso siano trattate come famiglie. Quelle omosessuali sono formazioni sociali specifiche, non meglio definite. Ed è paradossale che questa distinzione provenga proprio dal PD, che ha sempre insistito nel dichiararsi ispirato al modello tedesco. Forse non si ricorda che le unioni civili tedesche sono inserite nel codice civile e utilizzano proprio lo strumento del richiamo ad articoli relativi al matrimonio. Rileviamo quindi nell'impianto del disegno di legge Cirinnà
una violazione del principio di uguaglianza formale, evidente anche rispetto alle tutele previste per le coppie omosessuali, che restano di fatto inferiori a quelle prestabilite dall'istituto del matrimonio. Troviamo discriminatorie alcune parti specifiche, come la necessità di un nuovo matrimonio in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due partner, o anche la mancanza di considerazione per le persone omosessuali che provengono da paesi insensibili alla loro tutela. Eppure la discussione viene sviata dalle questioni di merito e spostata su temi che scaldano l'opinione pubblica, producendo l'effetto di una plateale distrazione di massa. Il dibattito sulla stepchild adoption, ad esempio, sta distogliendo l'attenzione del disegno legge nel suo complesso. Certamente noi siamo favorevoli all'istituto dell'adozione e per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione Giustizia del Senato, che ricalcano due nostri disegni legge già depositati sul riconoscimento delle unioni civili per tutte le coppie maggiorenni, eterosessuali e omosessuali, sul matrimonio e sull'adozione per le coppie omosessuali, che abbiamo depositato ex novo. Ma il disegno legge Cirinnà presenta molte contraddizioni, come l'essere avulso per alcuni aspetti rispetto alle leggi già esistenti. Proprio la parte che prevede l'adozione è in conflitto con una legge che vieta la maternità surrogata. Vero è anche però che il disegno Cirinnà è il prodotto di una mediazione molto complessa, dopo due anni di dibattito, e costituisce pur sempre una base assolutamente perfettibile per una piattaforma di diritti che mette al centro del dibattito politico i temi dell'affettività. Né il legislatore può più esimersi dal predisporre il quadro normativo necessario a rispondere alle nuove esigenze che una società in continua evoluzione pone allo Stato. È squadernata una realtà e una società civile che ormai sono mature per il cambiamento. Se il rapporto Istat 2011, la popolazione omosessuale in Italia, ha messo in evidenza che il 62,8% degli intervistati è d'accordo con l'affermazione, è giusto che una coppia di omosessuali che convive possa avere per legge gli stessi diritti di una coppia sposata. Pochi giorni fa un articolo di un noto quotidiano ha riportato i dati di alcune indagini appunto Istat per provare a quantificare le coppie omosessuali con i loro figli. Io credo che ridurre tutto questo a questione meramente numerica sia riduttivo. Qui stiamo parlando della piena uguaglianza di tutti i cittadini, tema sollecitato ormai da troppe realtà territoriali, attraverso l'istituzione del registro delle unioni civili in moltissime città d'Italia, oltre 150, Roma compresa, che ha ottenuto questo risultato anche grazie all'apporto e l'impegno di Sinistra Italiana SEL in consiglio comunale e nella città. Era il 93 quando il sindaco di Empoli per primo riuscì a istituire il registro delle unioni civili. In mezzo ci sono state Milano, Firenze, Napoli e tantissime realtà piccole e grandi che hanno dato il proprio contributo a questa rivoluzione, ma da tutti i territori è stata chiesta una unanimità diffusa a macchia di leopardo, una legge nazionale sulle unioni civili, sui matrimoni. Ne è più possibile lasciare alla giurisprudenza la responsabilità dell'evoluzione del diritto, anche perché era in voga un ritornello in quei tempi: quando ci sarà una legge sarò il primo ad applicarla. Questo dicevano sindaci che erano magari contrari invece nel merito e si riparavano dietro questo ritornello, e ne abbiamo conosciuti molti e li abbiamo combattuti molti. In tantissimi casi le sentenze dei tribunali hanno fatto discutere, rimandando alla legislazione nazionale. È il caso, tanto per fare un esempio recente, della prima sentenza che in Italia ha riconosciuto l'adozione di una bimba da parte della compagna e convivente della madre, confermata il 23 dicembre 2015 dalla Corte di Appello di Roma. Era il 29 agosto del 2014 quando il Tribunale dei Minori uscì dal Tribunale dei Minori una sentenza definita storica, la prima italiana, ovvero il riconoscimento del progetto di maternità di due donne che convivevano stabilmente da 10 anni. Le due compagne si erano sposate in Spagna ed iscritte nel registro delle unioni civili di Roma.
Nel 2009 una di loro aveva avuto una figlia con la procreazione assistita all'estero. Quindi la Consulta ha affermato che le coppie di fatto devono avere un riconoscimento giuridico. Per l'Italia, lo ripetiamo, è tempo di essere civili. Per moltissime ragioni e per una in particolare, semplice, forse banale, che va oltre il diritto all'uguaglianza e supera la contrapposizione ideologica delle piazze favorevoli o contrarie al disegno legge Cirinnà, le unioni civili non sono in contrapposizione alla famiglia. La legge sulle unioni civili è la cornice giuridica per il riconoscimento della famiglia in tutte le forme sociali in cui si struttura. Per questo ogni strumentalizzazione politica è assolutamente anacronistica e priva di senso. Nessuno può opporsi all'evoluzione di una società, né la vita e i diritti delle persone possono diventare ostaggio di equilibri politici dentro nessuna maggioranza. Il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti per tutti è da sempre una nostra battaglia, che in questa aula porteremo fino in fondo con le opportune valutazioni, anche in collaborazione con le associazioni LGBT rispetto al testo finale che arriverà in aula. Il nostro obiettivo è quello di dare al Paese una legge che garantisca effettivamente, non solo sulla carta, piena uguaglianza e inclusione contro ogni forma di discriminazione. Muovere un primo importante passo nella direzione di una assoluta uguaglianza di tutte le donne e gli uomini del nostro Paese. E questo è il nostro compito, oggi, qui ed ora. Grazie, senatore Cervellini.